Non farmi del male! Sono qui! Fate venire più uomini! Sono circondati! Facciamo assaggiare un po' di tubo a tutti! Sulla sinistra! Hai visto? Ti stai divertendo un po' troppo, Ray. C'è forse qualcosa di sbagliato nel godersi il proprio lavoro? Un tiratore. Eliminali, ti copro io. Sbrigati. Giù. Merda, ce ne sono altri. Stai attento. Uccidili! Bel lavoro! La legge siamo noi, l'unico figlio di un cane! Muori! Figlio di puttana! Bastardo! Che ne diresti? Chiudere il becco e lasciarmi pensare. Quello che stavi facendo. Ora! Che diavolo, continuano a spucare fuori. E a morire! Bene, fratello, vai lassù. E vedi di non farti ammazzare, capito? Ci è mancato poco. Bastardo! Non va bene. Sono qui. Scommetto che è nel saloon. Ci sono guardie sul tetto e la strada è sgombra. Si arriva alla via principale attraverso quell'edificio. Eliminali, ti copro io. Non possiamo ritirarci.
Dentro. Ora. Non uccidermi! Che diavolo vi prende, gente? Ci sono solo due cacasotto! Vi pago 200 per ognuno di loro, 400 migliettoni per quei figli di puttana morti! Presto. Gatling. Falli secchi, ti copro. Fatti vedere, vigliacco! Sono qui! Dite adios, amigos! Prendetemi alle arrivano! Muori. Sul tetto! Sono qui! Attento! Giù la testa! Alla tua sinistra! Attento!
Muori, bastardo! È un'imboscata! Attenzione! Sono qui! Muori, cane! Juarez sostiene che gli devi dei fucili. Portaci alle armi e forse vivrai. Ehi, pezzo di idiota! Mi senti? Uno di noi morirà comunque! O ci nascondiamo finché non nevica all'inferno o tentiamo la sorte! Ti senti fortunato? Sono morti stecchiti.
ancora violenza. Non è colpa mia se sei dannatamente lento! Dinamite! Aggrappati! Bene, arrangiati. Sa che li hai presi. Ancora tanto. Sulla destra! Falli sì. Figlio di puttana! Avermi salvato il culo. Andate laggiù! Dobbiamo entrare! Wow! Che ne dici se evitiamo di correre come un paio di polli a cui abbiamo appena spaccato la testa? Che ne dire? Di chiudere il becco? E lasciarmi pensare! È quello che stavi facendo? Pensare! Bel lavoro! Ce ne sono troppi!
Dentro! Dovremmo andarcene finché la situazione è tranquilla. Ottimi uomini hanno rischiato la vita per tirarti fuori. Non voglio una guerra con i Pinkerton. Cosa significa? Che non vuoi le armi? Significa che voglio rinegoziare. E se rifiutassi? Me ne andrò con i miei uomini. A dire il vero, sono i miei uomini. Di cosa stai parlando, amico? I fratelli McCall. Io sono il loro comandante. La guerra è finita, colonnello. Ora i McCall sono i miei uomini. Allora, vuoi rinegoziare oppure no?